Eccoci, benvenuti, siamo nel laboratorio di pasticceria dello Yal di Saronno e in questo momento i ragazzi stanno preparando delle mousse semifreddi per un concorso. Il concorso è un po' articolato perché prevede la realizzazione di questi dolci con alcuni ingredienti portati dai ragazzi, recuperati dai ragazzi, ingredienti definiti a chilometro zero. Abbiamo diversi giurati che valuteranno poi il lavoro che stanno facendo, abbiamo un giurato d'eccezione che è Roberto Barin, assessore del Comune di Saronno e ormai esperto di pasticceria. Ma esperto, diciamo che ho fatto qui un corso e l'ho finito proprio 15 giorni fa, un corso serale che è stato bellissimo, 15 serate. E abbiamo visto un sacco di belle ricette, tra l'altro ci mancavano proprio le mousse che dovevamo perfezionare. Questa è l'occasione buona per vedere un po' di ricette quindi mai provate, anzi mi farò anche delle belle fotocopie così almeno riuscirò a provarle a casa. Va bene, e per cui davvero un giurato d'eccezione, il giurato d'onore. Siamo esponentieri che stiamo giudicando un po' questi ragazzi, come lavorano e come si comportano. Io ho avuto un'esperienza già insegnare qua alla scuola, qualche cosa penso di capire. Io ex panettiere, vengo sempre alla scuola con un altro maestro qui, Giancarlo Monza, e siamo venuti per dare un giudizio a questi ragazzi che hanno finito il corso di apprendistato della scuola al di Saronno, primo anno. E andiamo avanti col giro delle presentazioni della giuria. E sono presenti due allieve che si chiamano Jessica, Valentina. E sono due allieve del quarto anno qui dello IAL, per cui abbiamo pensato di far intervenire anche i ragazzi di quarta che possano valutare i giovani allievi in questo concorso. Allora, siamo nel laboratorio di cucina, qua i ragazzi del primo anno aiuto cuoco stanno preparando dei primi piatti. L'idea del concorso è stata di presentare un concorso sui primi piatti riguardanti sia pasta e risotto. E i ragazzi sono andati in visita al mercato contadino di Saronno per acquistare dei prodotti a chilometro zero e con questi prodotti hanno deciso poi di creare dei loro piatti particolari. E qua accanto a me ci sono dei ragazzi di quarta, del quarto anno di cucina, che ho invitato come giurati per valutare insomma i vari piatti con i vari punteggi. Abbiamo Deborah, Pasquale, Gianni e Pasquale e Deborah sono diretti al quinto anno, quest'anno finiranno qua e poi andranno penso a fare il quinto anno. Sì. E vuoi dire qualcosa? No, vabbè, sono molto bravi, portati, hanno messo tanta originalità nel piatto e stanno andando bene. Quali sono i parametri valutati nel concorso? Abbiamo la tecnica, il gusto, l'originalità, poi abbiamo anche l'aspetto del piatto e parecchi di loro stanno andando bene. Ok, perfetto. Buongiorno, siamo ancora qui allo IAL di Saronno per ridare ai ragazzi la gioia di rimparare questo bellissimo mestiere. Siamo per il terzo anno consecutivo a fare il nostro festival, che è sempre più improntato alla sicurezza, al lavoro e all'ecologia, per lo smaltimento in questo caso dei vari componenti dell'auto, olio, filtri, freni, frizione e così via. I ragazzi in queste postazioni svolgono per adesso delle semplici operazioni di smontaggio, rimontaggio, sostituzione di semplici pezzi meccanici, candele, filtro, olio e così via, e poi devono imparare il regolare e corretto smaltimento dei pezzi che hanno sostituito. Questi sono ragazzi di prima che
in così poco tempo hanno già imparato a fare alcune semplici operazioni di manutenzione all'autoveicolo. Buongiorno, questi ragazzi dell'OIAL frequentano il primo anno di acconciatura, il corso Estetica e Benessere. È una classe composta da 25 allievi dove lavorano con un grande entusiasmo e oggi si stanno preparando, ispirando al musical Air, anni 68, guerra del Vietnam, dove ci sono diversi protagonisti. Loro danzeranno, è rappresentata una sposa, una signora molto elegante e poi tra tutti i ragazzi, i figli dei fiori, praticamente è il tema del musical. Le faccio i complimenti a tutti i miei allievi perché veramente ha lavorato con tanto entusiasmo e serietà. Stop there.
Questo è un gioco didattico, si chiama Sicuramondo, è un gioco che è stato progettato e realizzato dai ragazzi del corso meccanico riparatore del primo anno ed è un gioco che è stato pensato per insegnare la didattica sulla sicurezza ai ragazzi e per poi utilizzarlo per rafforzare i contenuti. In sostanza i ragazzi hanno progettato sia la logica del gioco, hanno realizzato un cartellone e poi tutte le varie domande che concorrono a portare a termine il gioco. Si tratta di domande sulla sicurezza ed è stato pensato per proporre un'attività alternativa rispetto ad un argomento che è sicuramente molto importante, però a volte un po' faticoso da studiare. Allora in questo modo non solo i ragazzi sono gli artefici del gioco, ma poi lo utilizzano e lo possono proporre ad altri loro compagni. Brava Paola! Ecco, allora siamo qui a Loyal di Saronno e questa è una vettura da corsa, una sport prototipo come veniva comunemente chiamata ai tempi. È una macchina che l'officina Girola di Saronno ha da tempo restaurato. Allora questa vettura che è stata la prima a riprendere appunto un nome proprio che è Symbol e non il nome di Arturo Merzario, che peraltro la costruiva. La vettura è una sport prototipo con un telaio in traliccio di tubi d'acciaio con dei pannelli in alluminio rivettati sul traliccio, una vasca molto rigida che è stata aggiornata nel tempo con dei roll bar per delle specifiche successive di sicurezza che sono state introdotte negli anni a venire. È una vettura che ha corso alla fine degli anni 80 nei campionati di velocità su pista e in salita. Era motorizzata come in uso all'epoca ed è motorizzata tuttora con un 6 cilindri Alfa Romeo di 2,5 litri di cilindrata che sviluppa all'incirca 200 cavalli di potenza. Un motore a due valvole per cilindro, il tradizionalissimo 6 cilindri Alfa Romeo che era costruito negli anni 80 e 90. Motore che aveva delle caratteristiche peculiari nella sua compattezza e nella sua leggerezza, essendo tutto in alluminio e essendo molto affidabile come vettura.
prof, visto che in questi giorni abbiamo pianto solo noi, adesso che tocca a lei però, un po' di gioia. Allora, venite più vicino, se non si sente. Io sono prof, ci caga. Eccoci qui, dopo questo primo anno passato insieme, con la sua disponibilità, con questo modo simpatico ma severo di farci apprendere quello che sarà del nostro futuro. E ora che dire dei suoi sbalzi d'umore? Ci sono giorni in cui ringrazia gridandoci fin dall'inizio che non è giornata e noi facciamo il possibile per non farla arrabbiare, anche se è una dura impresa. Però poi ci sono quei giorni dove lei sta canticchiando: ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ripete spesso questa frase e ora siamo noi a dedicarla a lei. Grazie prof, le vogliamo bene! Inserire all'interno della loro ricetta.
Quindi, allora, io però partiamo dal terzo classificato, giustamente. Mussa al caffè, Bonacina Cura. Andiamo avanti. Secondo classificato, sorbetto alle fragole, Caruso Lioi. Classificato Mattonella di Fragole, Gioppio Saleri. Passiamo al gruppo della prima corso aiuto cuoching e partiamo dal terzo classificato. Facciamo prima il prodotto: risotto ai fiori di zucca, Noemi Milone e Gabriel Matteas. Noemi Milone e Gabriel, eccolo che arriva, vero cappello da cuoco. Secondo classificato, siamo su un risotto all'asparago bianco e vellutata di patate, Tutito Michael e Federico Boccolo. Bravissimi. Bene, ecco a voi l'attestata al premio. Bravissimi. Ed ora ai primi classificati, la carbonara con asparago di Cantello, Angelo Fegnano e Gigi Politi. Arriva Cantello e asparago. Siamo agli acconciatori. La parola all'assessore. Allora, per i premi agli acconciatori, al terzo posto Matteo Gravino. Al primo posto, Galati. E se fosse per...
arrivano i meccanici sulla premiazione, però prima di concludere la premiazione vorrei ricordarvi una cosa: non andate assolutamente via, perché adesso presenteremo alla fine della premiazione dei meccanici il lavoro che hanno fatto i nostri allievi, diciamo dei percorsi personalizzati. Consisterà nella presentazione di un piatto e nella esecuzione di una performance musicale. Quindi appena adesso avremo i meccanici sono come a festa di Sanremo, è una roba complicata. Ok, arriviamo alla premiazione dei meccanici. La premiazione dei meccanici sono due classi, la meccanica 1A, terzo classificato, Vodula, Tomasoni, Fioravante, Barcaro. Attenti a guidare le moto, Secondo classificato, Amanau, Pilei, Barbagoi, Fleta. Non so se ho pronunciato bene. Eccoli qua. Mi sembra che siano delle bottiglie d'olio. Sono, è olio? Olio mix. Primi classificati, Dance, Fiori, Riolo, Baroni. Qui abbiamo dei cappellini. Ok, ora passiamo all'altro gruppo, la prima meccanici B, terzo classificato, Tirinato, Maratea, Zappia d'Angelo. Eccoli. Manca uno. Secondo classificato, Imbrea, Tobia, Colombo, Catalano. E i primi classificati infine della seconda classe, Rinaldi, Cannone, Bernardino. Siete pronti? Per cui vi prego di girarvi verso di lì. Quando loro hanno terminato, tutti i ragazzi dello IAL ritireranno, come ricordo della nostra iniziativa, una borsa di quelle che sono lì previste. Naturalmente tutti i genitori e gli adulti potranno assaggiare il lavoro degli alimentari fatti.